Il Mussomeli batte di misura la Gerace e conquista 3 importanti punti per la salvezza diretta. Sul neutro di Campofranco, la squadra di Accursio Sclafani centra il terzo risultato utile consecutivo. Buona prestazione del Gerace di mister Angelo Bognanni. Ospiti subito pericolosi con Velardi, che non arriva in tempo per il tap-in. Per il Mussomeli decisivo il ritorno in campo dell'attaccante Fabio Messina, vero leader della formazione rosso-blu, e lui a sbloccare il risultato dopo 20 minuti di gara. Fallo su Sciacca e Livigni di Palermo fischia il rigore. Il numero 9 non sbaglia, del Mussomeli inizia la gara tutta in discesa. Passano appena 5 minuti e Dino Geraci mette di nuovo in equilibrio la sfida. Punizione di Scimmuffo e colpo di testa vincente dal difensore Russello. La gara è aperta a qualsiasi risultato. Le due formazioni si affrontano a viso aperto. Al 38esimo il giovane ex Akragas Alba trova un gol fortunoso su un rimpallo che mette fuori causa Dolenti. Il primo tempo termina con il Mussomeli avanti 2-1. Nella ripresa il Geraci impiega 5 minuti per agguantare di nuovo il pareggio. Ci pensa il talentuoso Velardi, servito da De Simone, a battere il portiere De Miere. 2-2. Nel finale il Geraci sfiora il vantaggio con Serio. Poi al 75esimo capitano Fabio Messina riporta in vantaggio il Mussomeli. Il 3-2 non cambia più, nonostante le forze finale degli ospiti.